Via, Via. sono Nicoletta Pirotta, iniziativa femminista europea IFE Italia. Iniziative in oltre 50 piazze, centinaia di attiviste e di attivisti coinvolti, oltre 700 fra associazioni, gruppi, reti di movimento. Non sto dando i numeri, sto dando conto invece della concretezza del percorso di convergenza per la società della cura, che oggi ha lanciato una mobilitazione nazionale, e l'iniziativa di Como è parte di questa mobilitazione, per manifestare e per manifestarsi. Il percorso di convergenza per la società della cura è nato durante il lockdown e per tappe ed iniziative successive ha saputo coinvolgere centinaia di gruppi, di associazioni, di reti di movimento, oltre a singole donne e a singoli uomini. Nel percorso di convergenza abbiamo condiviso una consapevolezza e un'urgenza. La consapevolezza sta nel fatto che con il suo carico, di sofferenza la pandemia viaggia in ogni parte del pianeta. Ci travolge, ci interroga, ma ci apre anche definitivamente gli occhi, perché l'emergenza, intanto non è uguale per tutti, amplia le disuguaglianze di genere, di classe e di origine e dimostra in modo spietato le ingiustizie e la violenza di un modello sociale ed economico che ha consentito al virus di svilupparsi e di correre per il mondo. L'impatto l'impatto del coronavirus sull'economia globale rischia di far precipitare mezzo miliardo di persone sotto la soglia di povertà estrema. Lo sostiene Oxfam, una rete globale di organizzazioni no profit, che attraverso il rapporto internazionale Dignità Non Miseria denuncia come la contrazione di salari e di redditi causata dallo shock pandemico rischia di ridurre in povertà fra il 6 e l'8% della popolazione mondiale. La Caritas in Italia stima che sono 10 milioni le persone a rischio di povertà assoluta a causa della pandemia. Voglio semplicemente sottolineare il fatto che saranno le donne le più colpite perché in ogni parte del mondo le donne sono oggettivamente più povere degli uomini, intanto perché spesso non lavorano e quando lavorano hanno lavori precari o sottopagati. E intanto il collasso climatico non si ferma, producendo effetti negativi in ogni parte del mondo. Da qui nasce l'urgenza di mettere in discussione la gerarchia di valori e di poteri che governa il mondo, rendendo visibile un progetto di società alternativa, fondata sulla cura, appunto, cura di sé, degli altri e del pianeta. Di fronte al pessimismo della ragione, quindi, vogliamo rispondere con l'ottimismo della volontà, con la convinzione che anche la notte più lunga non è eterna, facendo una citazione importante, e per questo acquistano grande importanza dentro la pandemia le lotte del Black Lives Matter negli Stati Uniti e le grandissime manifestazioni che in Polonia, organizzata da donne e da organizzazioni femministe, hanno impedito che una legge peggiorasse una già pessima legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. In questo senso ha molta importanza nel nostro paese il percorso di convergenza che oggi presentiamo perché mobilita le migliori energie presenti nella società ed offre proposte concrete alla crisi insieme ad una visione diversa per un futuro differente. Non vogliamo infatti ritornare alla normalità di prima perché quella normalità era il problema. Per questo nel manifesto di principi e di valori che abbiamo condiviso e insieme e nel volantone che è un po' il nostro recovery plan che abbiamo proposto, vi sono delle proposte concrete e applicabili che troverete fra l'altro nella pagina. Nel blog dedicato e nelle quali non entro nel merito adesso perché altri interventi dopo di me lo potranno fare. Quello che mi interessava dire era che quelle proposte che, non è, cioè che noi avanziamo, che hanno a che vedere con la rivalutazione del pubblico rispetto al privato e i finanziamenti adeguati per tutta la rete di servizi pubblici, non sono proposte che stanno nel libro dei sogni, ma sono proposte assolutamente praticabili,
con l'assunzione di alcuni, come si può dire, di alcuni istituti che renderebbero possibili e concrete queste proposte. Pensiamo ad una patrimoniale che tassi profitti e ricchezze, pensiamo alla riduzione delle spese militari, all'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi, all'utilizzo dei fondi della Cassa, Depositi e Prestiti. E pensiamo anche a tutta quella rete, poi ne parleremo nella seconda parte di questa iniziativa, Comasca, che vede fra l'altro la presenza sia online sia in piazza di molte attiviste e di molti attivisti. Ecco, insieme a questo pensiamo anche che siano importanti, sia importante sottolineare la presenza e l'amplificazione di quelle esperienze, di quelle pratiche di solidarietà e di neomutualismo che ci dicono che la società della cura non è soltanto un'utopia, ma che già oggi è presente nella nostra società. Nel manifesto, infine, scriviamo che nessuno e nessuno si salva da sola o da solo, perché rifiutiamo la logica individualista che ci vorrebbe persone reciprocamente indifferenti, per riaffermare invece il valore della collettività solidale che vuole cambiare lo stato di cose presenti. Da oggi il progetto di società della cura comincia a camminare e il percorso di convergenza continua e continuerà perché la cura siamo noi. Concluso. Antonio Laudio. Allora, grazie Nicoletta per il quadro che hai fatto. A questo punto do la parola a Massimo Lozzi dell'Associazione Territori, che si trova alla Diga Foranea, per cui alla nostra manifestazione fisica, per il suo intervento. Prego Massimo. Grazie Antonio, grazie Nicoletta, spero che mi sentiate. E qui abbiamo Certo. anche la colonna sonora, c'è un simpatico amico che sta suonando la chitarra e vi faccio vedere un attimo anche cosa abbiamo allestito. Spero che si veda, le luci sono partite adesso, non è ancora buio per cui non credo che si vedano benissimo. E niente, allora io dovrei parlarvi della riconversione ecologica, farò un intervento brevissimo. Mi piace iniziare con le parole di Papa Francesco, che in un'omelia all'inizio della prima ondata della pandemia disse: pensavamo di poter vivere sani in un mondo malato, con la consueta efficacia dei suoi messaggi. E direi che da più di un decennio sia virologi che epidemiologi ci informano del rischio di imminenti pandemie potenzialmente catastrofiche. E direi che i fatti gli danno ragione. I cambiamenti del clima, degli habitat naturali, delle biodiversità, gli allevamenti intensivi, tutto questo costituisce un mix che è una continua occasione per nuovi focolai e salti di specie di agenti patogeni, come abbiamo visto anche nel caso del Covid. Più in generale possiamo dire però che la nostra salute e il nostro benessere dipendono da come ci rapportiamo al pianeta, non è solo il problema della pandemia. E quindi è sicuramente una follia negare la pandemia, è sicuramente una follia negare il cambiamento climatico, è una follia negare il degrado dell'ambiente naturale. Ma è anche una follia pensare di rimanere in una logica puramente emergenziale, per cui si trovano sempre nuove toppe per nuove emergenze, per cui si lavora sempre a tamponare l'emergenza del momento. Come ci ricordava anche Papa Francesco, il problema è sistemico e va affrontato in modo sistemico. E per questo si parla di riconversione ecologica dell'economia. E riconversione ecologica per avere un'economia al servizio dell'uomo, non del profitto di pochi. E allora riconversione ecologica sono sicuramente massicci investimenti per una conversione ecologica dell'apparato industriale e tecnico-produttivo su scala globale.
Ma riconversione ecologica è anche rendere vincolanti su scala globale norme stringenti di tutela sociale e ambientale per tutte le multinazionali lungo tutta la catena della fornitura, non solo ovviamente sulla multinazionale, ma anche per tutti i piccoli, i più o meno piccoli fornitori, spesso escono completamente da un controllo delle normative. Ma riconversione ecologica è anche un nuovo paradigma energetico per un abbandono, per un sistema basato sull'abbandono dei combustibili fossili. Riconversione ecologica è anche la fine del consumo di suolo e delle grandi opere inutili e dannose. Riconversione ecologica è anche ripensare il modello alimentare che oggi è fondato su uno sfruttamento indiscriminato in ampie fasce della filiera del lavoro, è fondato su un abuso dei pesticidi in modo assolutamente dannoso per l'ambiente e la nostra salute. Una filiera del cibo che non produce ormai cibo di qualità, ma produce cibo spazzatura in una logica di profitto. Riconversione della filiera del cibo anche orientata alla promozione di filiere corte a basso impatto ambientale. Ma sempre nell'ambito della filiera alimentare dobbiamo anche più in generale ripensare il modello alimentare che oggi è fondato sullo sfruttamento indiscriminato di altre specie, sugli allevamenti intensivi, insostenibili sia sul piano etico che ambientale che sanitario. Quindi queste sono un po' un tentativo un po' di contestualizzare quello che si intende, ovviamente a linee molto ampie, di quello che intendiamo per riconversione ecologica dell'economia. E per concludere potremmo dire che il nostro scopo veramente è quello di globalizzare un'economia della cura e dell'interesse pubblico al posto dell'economia del profitto e dell'interesse di pochi. Grazie. Grazie. Grazie Massimo. Allora, dunque, a questo punto intervengo io, come sono Antonio Muscolino di Medicina Democratica, e il mio punto di riferimento chiaramente a questo è la questione in particolar modo sanitaria. Allora, per questo avevo preparato alcune slide, tanto per essere un attimino più... allora, vediamo un po' se partono. Ecco qui. Dunque, allora, il nostro manifesto diciamo che incomincia appunto con la questione attuale, per cui con il fatto che ci troviamo di fronte al Covid-19, che chiaramente è entrato all'interno della nostra società e ha fatto emergere quelli che erano in realtà i problemi che prima non erano così immediatamente visibili. Richard Horton, che è il direttore di una delle più importanti riviste internazionali mediche, The Lancet, sull'editoriale del 26 di settembre, evidenziava che il Covid non può essere considerato una pandemia, ma deve essere considerato una sindemia. Sindemic è la crasi fra synergy e epidemic. La sindemia di fatto è la sommatoria di condizioni patologiche che si esaltano vicenda, per cui una sorta di interazione fra elementi biologici e sociali. Tutto quello che fino a prima del Covid si continuava a evidenziare come determinanti sociali della salute, perché anche questi sono fondamentali appunto per fare in modo che la salute delle persone sia buona. Di fatto si sa benissimo che le persone in difficoltà sociali sono quelle con maggiore incidenza di malattie, croniche e comunque con un'aspettativa di vita inferiore. Ci sono stati diversi studi in questi anni, lo studio che ha preso in considerazione la città di Glasgow con delle differenze interne alla stessa città di 13 anni di aspettativa di vita, oppure Torino addirittura di 4 anni, oppure di San Paolo del Brasile addirittura di 25 anni a seconda della zona in cui una persona viveva e chiaramente nelle condizioni. Per cui questo concetto di sindemia senza dubbio fa parte dello spirito del nostro manifesto. Parlando
dell'Italia e di quello che è accaduto qui in, sulla parte relativa alla sanità, non posso chiaramente non evidenziare le politiche di tagli, di privatizzazione, di aziendalizzazione becera della sanità e anche la centralità del profitto e la riduzione della salute merce che è venuto avanti e che chiaramente non hanno certo limitato il dilagare del Covid-19, ma anzi probabilmente lo hanno anche reso molto più favorevole. Questo definanziamento si è visto in questi anni, una cosa che bisogna verificare appunto partendo almeno da diversi anni a questa parte. La Fondazione Gimbe già almeno da un paio d'anni ha sottolineato il fatto che negli ultimi 10 anni si sono persi circa 37 miliardi di finanziamento. Come potete vedere il finanziamento era comunque sempre al di sotto di quello che doveva essere il tasso di inflazione, per cui si dava sempre un finanziamento che andava sempre più in basso, come si può notare appunto da questi grafici. Addirittura qui, per quanto riguarda la Bocconi, addirittura faceva vedere bene la differenza tra la spesa sanitaria, quella nera, e invece il PIL, per cui la differenza era sempre maggiore, e da qui nasce il definanziamento. Questo tipo di problemi che noi abbiamo sempre evidenziato sono stati poi ripresi anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio, per cui non è una cosa così non conosciuta. E infatti in questo ultimo loro lavoro del 2 dicembre del 19, cioè prima dell'inizio della pandemia, si evidenziavano bene quali erano le differenze territoriali, il nodo del personale che manca e che è insufficiente, la salute e le condizioni sociali, che è appunto il problema che dicevamo prima, la ristrutturazione delle reti ospedaliere territoriali. Infatti la medicina territoriale, soprattutto in Lombardia, è stata decisamente rasa al suolo anche per questo tipo di politiche che sono state portate avanti in particolar modo in Lombardia, e oltretutto la crescita del settore privato che chiaramente è stata favorita da questa riduzione del definanziamento e perciò della riduzione del pubblico. Credo che appunto queste distorsioni debbano assolutamente essere evidenziate. Scienze in Rete, in un articolo della fine del mese di aprile, sottolineava un aspetto che secondo me deve essere ben tenuto in considerazione, cioè quello che era successo in Veneto e in Lombardia. In Veneto c'erano già state insomma, si era risolto più facilmente il problema perché l'approccio era basato sulla comunità, mentre invece in Lombardia l'approccio era basato sulla persona, sul singolo, sul paziente cliente. Ecco, allora io credo, per concludere, che queste distorsioni appunto devono essere corrette, perché la normalità anti-Covid si è dimostrata in realtà malata e non possiamo ritornare a riproporre aumentandoli ancora i medesimi errori, e le politiche che riportino la centralità ai servizi pubblici di qualità e attenzione ai beni pubblici diventano fondamentali in quest'ottica di cura. E in ogni caso, riprendendo le parole di Horton, questa crisi non può essere risolta con una medicina o un vaccino, ma chiede una visione più ampia che comprende educazione, lavoro, alloggio, cibo e ambiente. A questo punto io do la parola a Celeste Grossi dell'Arci di Como per il suo intervento appunto sull'altro punto del nostro manifesto. Prego. Buon pomeriggio a tutte e tutti, sono molto contenta di essere in questa piazza virtuale e reale insieme. E vorrei porre l'attenzione su uno degli elementi della globalizzazione in atto. Quello che siamo riusciti, che il capitalismo è riuscito a globalizzare, è un sistema economico che è basato sullo sfruttamento dei popoli e delle persone. In questo sistema economico basato sullo sfruttamento dei popoli e delle persone, uno degli strumenti più utilizzati è la guerra. E quindi uno degli aspetti che secondo noi deve essere assolutamente corretto e corretto al più presto è questo strumento di morte. La nostra convergenza invece vuole avere al centro la vita, le relazioni tra le persone, l'uguaglianza tra
tutti gli abitanti del pianeta, perché noi siamo in presenza di una crisi che è contemporaneamente una crisi economica, una crisi sanitaria, una crisi sociale, ma è anche, a nostro avviso, una grave crisi antropologica che la pandemia ha soltanto portato in evidenza. Le disuguaglianze continuano a crescere. Queste disuguaglianze mettono le donne e gli uomini, ciascuno in contrasto tra di loro, e anche nelle nostre relazioni personali la modalità è purtroppo molto spesso quella amico-nemico. Chi come noi invece vuole mettere al centro la vita e relazioni corrette tra donne e uomini, sa benissimo che questo non può essere fatto se non utilizzando le risorse che ci sono in maniera utile per tutta l'umanità, non soltanto per noi. Una delle cose che il nostro manifesto propone, lo propone anche nella mobilitazione di oggi, è la riduzione drastica delle spese militari. Perché se le spese che noi dedichiamo, e nel nostro paese purtroppo sono veramente tante, nella nostra regione ahimè c'è l'80% delle industrie di armi leggere, quindi sappiamo benissimo che questa cosa ci riguarda davvero tanto, se riusciremo a ridurre queste spese militari drasticamente, ovviamente la nostra utopia è quella di eliminarle, ma la concretezza ci riporta a dire che per ora le dobbiamo soltanto ridurre drasticamente. Se riusciremo a ridurre drasticamente le spese militari e a destinare queste spese a spese sociali, avremo fatto un bene alle persone, un bene anche all'ambiente, perché a volte, Massimo prima lo ricordava, ci sono dei problemi del sistema economico-industriale che pesano fortemente sulla crisi climatica ambientale. Sulla crisi climatica ambientale pesa fortemente anche la guerra, anche le armi con cui questa guerra viene combattuta. Se queste spese invece le dedicassimo al sociale e quindi alla vita nostra e di tutti gli altri umani presenti insieme a noi su questa terra, probabilmente riusciremmo a ridurre fortemente anche l'impatto che le guerre hanno e l'economia di guerra ha sui paesi sui paesi africani, sui paesi asiatici, sull'America Latina, da cui proviene tantissima dell'immigrazione che noi abbiamo in Italia. Questa è un'altra guerra in corso, perché sostanzialmente nel nostro mare si combatte una guerra tutti i giorni. Le persone che partono in cerca di futuro, di una vita migliore, in cerca anche inseguendo i propri sogni, le proprie utopie, come è giusto che sia, come abbiamo fatto noi e come continuiamo a fare, queste persone vengono spesso ammazzate nei cimiteri marini, come è diventato il nostro Mar Mediterraneo, ma anche quando arrivano non vivono qui, nella nostra Italia, uno dei paesi più ricchi del mondo, una condizione di accoglienza degna. Invece noi vogliamo che la vita sia degna per tutti, per noi che siamo nati in Italia, ma anche per chi è arrivato qui pensando che in questo luogo avrebbe trovato democrazia e diritti e ha invece trovato, ahimè, ancora una volta molti ostacoli alla propria vita degna. E dunque l'economia di guerra è un'economia insostenibile eticamente, è insostenibile economicamente ed è insostenibile anche per il futuro delle generazioni, anche ambientalmente. Antonio, microfono. Antonio, microfono. Grazie Celeste. Allora, a questo punto vediamo di approfondire la questione economica appunto che è affrontata nel manifesto. Dunque chiedo a Sandro Giana di Attac Como di fare il suo intervento appunto su questo punto. Grazie.
Sandro Giana, che però non vedo, non vedo neanche. Non vedo neanche Massimo. Io a questo punto allora darei intanto la parola a Michele Giannella, così rimaniamo appunto nell'ambito in ogni caso economico per una proposta assolutamente interessante che appunto ci spiegherà lui, Massimo Giannella di ICE. Prego. Mi sentite? Prego. Benissimo. Buonasera e grazie di avermi invitato. Dal 25 settembre scorso, per un anno, i cittadini dell'Unione Europea hanno l'opportunità di far sentire la loro voce per chiedere l'introduzione nel continente di un reddito di base incondizionato. Lo strumento con cui possono fare questa richiesta si chiama Iniziativa Cittadina Europea ed è un istituto comunitario simile al referendum, ma a differenza del classico referendum italiano, anche propositivo. E quello che chiedono appunto è un reddito di base senza condizioni. È una dicitura che può sembrare simile al reddito di cittadinanza che potreste aver sentito in Italia, però ha alcune caratteristiche distintive. Il reddito di base è infatti un reddito versato da una, secondo la definizione classica, da una comunità politica, appunto l'Unione, su base individuale, senza controllo delle, su base individuale, senza controllo delle risorse, cioè senza controllare quanto uno sia sostanzialmente già ricco di suo e senza esigenza di contropartite, quindi senza chiedere in cambio una prestazione lavorativa come invece viene fatto nelle classiche misure di sostegno al reddito vigenti oggi in Europa. Sul reddito di base, sulle fattibilità tecniche, sulla fattibilità finanziaria, sulle fonti di finanziamento e sulle giustificazioni morali per cui potrebbe avere senso erogare una misura del genere, c'è una letteratura ormai sterminata e specialmente negli ultimi anni ha avuto una notevole accelerazione. L'unico aspetto che mi sento su cui mi sento di insistere qui in un evento come questo è che avrebbe tra le sue giustificazioni quello di riconoscere, remunerandolo, il grande valore economico che produciamo quotidianamente, spesso anche senza rendercene pienamente conto, con tutto il nostro lavoro di cura, di manutenzione, manutenzione dei beni pubblici, manutenzione delle reti e delle reti sociali. Per dare una stima indicativa della grandezza del valore di cui stiamo parlando, secondo i dati di un osservatorio Domina sul lavoro domestico, nel 2018 è stato generato valore con questo lavoro di cura apparentemente invisibile pari a 20 miliardi. E non solo questo valore non è stato retribuito, ma soprattutto non viene pensato come lavoro, quindi non viene certificato come tale, quindi anche questo ostacola ulteriormente il riconoscimento del suo valore. Ritornando allo strumento referendario, quello che è necessario fare è raggiungere 1 milione di firme in tutta la comunità europea entro un anno e in 7 dei paesi aderenti è necessario raggiungere un quorum minimo di firme, che per l'Italia è di circa 54.000, poco meno di 54.000 firme di quorum, con un obiettivo dichiarato entro l'anno di almeno il doppio, quindi di circa 103.000 firme. È sicuramente un obiettivo ambizioso, però già dalle prime settimane i risultati delle prime settimane di raccolta firme ci portano ad essere ragionevolmente ottimisti. Per darvi un'idea, una ICE analoga si era tenuta nel 2013, quindi 7 anni fa, in cui chiedevamo all'Unione Europea non direttamente l'erogazione, ma ci mettevamo a chiedere degli studi di fattibilità di una misura del genere. E in tutto l'anno abbiamo raggiunto 7 anni fa 4.531 firme. Quella soglia l'abbiamo raggiunta quest'anno in 22 giorni e mezzo. E soprattutto veniamo da 7 anni in cui il tema è diventato largamente più accettabile, presentabile nell'opinione pubblica. Chi ha seguito per più o meno direttamente il dibattito in merito saprà che riceve sempre più sostegno da associazioni come quelle che compongono la giornata di oggi, ma anche dalla classe dirigente imprenditoriale e da sempre più esponenti politici. Questo comincia ad avvenire finalmente anche in Italia.
L'esempio probabilmente più noto è quello del Movimento 5 Stelle e in misura molto più piccola del Partito Pirata, che l'hanno fatto nello statuto. Ma sempre più esponenti di partiti politici diversi stanno esprimendo il loro sostegno espresso a questa misura. Auspico che l'allargamento di questo sostegno si estenda anche alla classe imprenditoriale del nostro paese, perché ancora non c'è un esponente illustre in merito. Lo auspico perché, come diciamo spesso nei dibattiti tra di noi, è una cosa da firmare oggi perché ci serviva ieri. In ogni caso, esiste un video dimostrativo che è facilmente disponibile in rete, che probabilmente troverete nei canali social di questa iniziativa, poco dopo lo streaming di questo evento. È l'inizio di una folle corsa ed è stato un grande piacere presentarla oggi tra voi. Audio! Audio! Antonio, audio. Sì, qui è qualcosa di fisico che mi impedisce tutte le volte di partire in maniera corretta. Allora, no, niente, appunto, dicevo, ringrazio Michele e chiaramente, appunto, quel video lo metterò poi tra i link all'interno della pagina di Como, della Società Salute di Como. In ogni caso, avevo estrapolato, diciamo, uno dei frame dove quantomeno veniva ripreso il sito e anche il codice QR per andare a approfondire la cosa, che è quello che vedete a video. E in ogni caso questa cosa poi appunto la pubblicheremo. Dunque, do adesso sempre per la questione economica, per il punto relativo all'economia del manifesto, la parola a Sandro Giana di Attac, che dovrebbe essere anche lui sulla diga foranea. Buonasera a tutti. L'intervento verte sul lavoro nell'economia della cura. 25 anni fa, Jeremy Rifkin scrisse un volume che fece molto scalpore, che si chiamava La fine del lavoro, e parlava del declino della forza lavoro e dell'avvento dell'era del post-mercato. La tesi finale di quel volume era quella che bisognasse trovare una soluzione a tutto il lavoro inutilizzato che sarebbe scaturito dalla perdita di lavoro data dalle varie rivoluzioni industriali. Oggi la situazione non deve far fronte solo a quel problema lì, ma deve far fronte anche a un problema che forse è peggiore e che Warren Buffett, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha sintetizzato con la lotta di classe dei ricchi contro i poveri. Lotta di classe che stanno vincendo i ricchi, naturalmente. Perché questo ha causato un sistema economico che è discriminante, che garantisce altissimi profitti a pochissimi e il loro arricchimento, e invece un'esclusione sia dal mondo del lavoro che del reddito e marginalità per la maggior parte delle persone. In pratica, diciamo, chi ha un lavoro, ma anche chi si deve accontentare di quello che riesce a fare, vive in una perenne crisi, che è una crisi o di iperproduttività oppure di sottoimpiego. È un sistema malato che produce iniquità. Cosa propone la società del lavoro? La società del lavoro propone un diritto all'esistenza, sia che si abbia lavoro, sia che non lo si abbia, in modo tale da poter avere una vita umanamente dignitosa e socialmente soddisfacente. E questo si può ottenere attraverso un reddito garantito come strumento di realizzazione
di questo obiettivo. Per dirla con Domenico De Masi, è finita l'era del lavoro e del salario e inizia l'era del reddito. E la maggior parte delle persone, o quantomeno tantissime, si troveranno davanti al dilemma di esercitare un ozio creativo o un ozio dispersivo. Ma quali condizioni si può realizzare, diciamo, una simile realizzazione, cioè di un reddito per tutti? Soltanto se si cambiano alcune cause che hanno portato a questa situazione. Bisogna passare attraverso una profonda riconversione ecologica, sia alimentare, in modo tale da non avvelenare più il pianeta, sia energetica, perché tutti i lavori dovranno essere sostenibili in modo tale che le generazioni future non si trovano depauperate da risorse indispensabili. Un'altra condizione indispensabile è la valorizzazione dei lavori di cura. Cura per sé, cura per gli altri e cura per il pianeta tutto. Pensiamo soltanto ai parenti di persone che hanno dei disagi o delle disabilità, abbandonati, e che devono far fronte a sacrifici, perdita di lavoro, perdita di reddito e non sostenuti minimamente. Ma poi c'è anche il diritto alla conoscenza e ai beni immateriali, diritto a un'istruzione gratuita e inclusiva per tutti, un diritto all'informazione e un diritto alla cultura. In pratica, il sistema della cura promuove tutto ciò che è inclusivo, compreso un welfare universale gratuito per chiunque ne abbia bisogno, in modo tale da garantire la salute e l'accesso alle cure per tutte le persone. Nella convinzione che la salute non è una merce, come dicono quelli di medicina democratica, e la sanità non è un'azienda. In pratica, la società della cura opera affinché il futuro possa essere un tempo che valga la pena di essere pensato. Finito. Si va un po' capire, sì? Anzi, sì, non si scarica. Devo tenere? Posso tenerlo io, se vuoi. Ma se devi... Allora, grazie. Sì, grazie Sandro. Adesso do la parola a Siobhan Collins di Extinction Rebellion, che è appunto ancora lì sulla diga. E tu? Per cui ridò la linea alla diga. Prego. Grazie. La crisi del cambiamento climatico richiede la disobbedienza civile, e non dai tanti gruppi di ambientalisti, ma dal popolo in massa. Perché? Perché la crisi climatica e ecologica non ha uguali nella storia dell'uomo. Ma l'elemento chiave non è questo. È il fallimento dei normali canali istituzionali. Da decenni vengono fatte azioni di ogni tipo, dai cortei ai summit mondiali. Nonostante ciò, le emissioni sono aumentate del 60% negli ultimi 30 anni. L'Unione Europea ha appena votato per la nuova politica agricola comune, il PAC, che tradisce gli stessi impegni presi. Il Green Stimulus Index boccia il Recovery Fund dell'Italia. Quindi, stando davanti ad uno scenario di questo genere, ricorrendo alla disobbedienza civile,
non è il popolo a essere ribelle, ma coloro che violano gli accordi e che agiscono in maniera contraria al fine per cui sono stati eletti o assunti. Inoltre, è semplicemente contraria alla decenza comune, per non parlare dei gravissimi torti morali. Extinction Rebellion è nato per questo. Ci appelliamo alla disobbedienza civile, pacifica e non violenta, per fermare l'estinzione di massa e per minimizzare il rischio del collasso sociale. Le campagne non violente hanno il doppio della probabilità di raggiungere i loro obiettivi rispetto alla campagna violente. E anche se la esatta dinamica dipenderà da molti fattori, è stato dimostrato che ci vuole circa il 3,5% della popolazione che partecipa attivamente alla protesta per garantire un serio cambiamento politico. Un tale livello di partecipazione attiva probabilmente significa che molte più persone tacitamente sono d'accordo con la causa. Negli Stati Uniti 3,5% coinvolgerebbe 11 milioni di cittadini, le città di New York e Los Angeles insieme. In Italia 3,5% sono più di 2 milioni di persone, 100.000 per regione o 20.000 per provincia. Il movimento Extinction Rebellion ha iniziato nel Regno Unito, però in Italia la storia è molto più complicata e complessa, principalmente perché in Italia è in atto da tempo un percorso di delegittimizzazione e repressione del dissenso. Si è creato un ibrido, un'entità politica e apparato di polizia allo stesso tempo. Si svolge su più livelli e comporta molteplici relazioni di potere. La condizione di cittadinanza non è più definita dalla fornitura di servizi come diritto universale, ma è in funzione di essere soggetti a norme. Basta guardare indietro agli ultimi 20 anni, la maggior parte delle misure relative alla sicurezza e all'ordine pubblico provengono da proposte fatte dal Ministero dell'Interno, poi approvato con decreto legge. A questa serie di leggi e regolamenti repressivi dobbiamo anche aggiungere una repressione economica che sembra essere diventata sempre più popolare negli ultimi anni. Prendere una varietà di forme, in parola, sempre sono le multe. Sta diventando chiaro che per l'apparato statale colpire il portafoglio è un modo molto efficace per reprimere e prevenire pratiche di auto-organizzazione e lotta, soprattutto in una fase in cui la pressione economica sui soggetti sociali più debole è più pesante. Questa pena molto spesso va a colpire come un atto di vendita trasversale, in quanto coinvolge genitori, mogli, mariti e figli. Costringe chiunque scende in piazza a riflettere sulle conseguenze che le loro azioni potrebbero avere su coloro che li circondano. Ma non solo in Italia. La gestione repressiva è sempre l'altra faccia della medaglia delle politiche neoliberiste. Segue una tendenza globale alla monetizzazione di tutte le relazioni sociali. E purtroppo la sfera giuridica è un campo di conflitto in cui oggi solo una delle parti è attrezzata. La disobbedienza civile si pone quindi come l'attuazione della propria coscienza al fine di uscire dall'apatia politica e di riappropriarsi del proprio ruolo di cittadino in nome di una maggiore responsabilità verso la sfera pubblica. Per metterci in condizione di fare questo bisogna innanzitutto scardinare l'impalcatura giustizialista e emergenziale costruita negli ultimi decenni e mettere in discussione l'attuale apparato penale che lo sostiene. È arrivato il momento che al fianco delle lotte sociali nasca un movimento antipenale. Per la società della cura, alcuni giuristi hanno deciso di lanciare un appello e la raccolta delle adesioni è in corso. L'obiettivo è quello di costringere il Parlamento a fare anche su questo un passo indietro. L'occasione della revisione dei decreti di sicurezza non può non riguardare anche la cancellazione di norme studiate ad arte contro chi lotta. Chiediamo di respingere una volta per tutte l'idea che in una democrazia il conflitto sociale possa essere gestito attraverso la repressione e abrogare definitivamente, e non solo decreti Salvini, ma anche il decreto Minniti,
sul diretto presupposto e di riconoscere libera l'espressione del dissenso, favorendo il confronto, rispingendo metodi autoritari e repressivi. Grazie. Io non vedevo. Grazie. Io mi vedevo. Grazie. Grazie. A questo punto direi che possiamo dare la parola a una persona che era presente sulla piazza di Roma per raccontarci quello che è accaduto a Roma e com'era la piazza, insomma. Per cui Alessandra Mecozzi, prego. Sono qua? Mi sentite? Sì, sì, prego. Mi dispiace che non mi vedete, oddio, non perdete niente, però è che la videocamera devo trovare il modo di farla funzionare sul computer perché non funziona. Va bene. Allora, Roma, per me è stata una bellissima mattinata, anche favorevole, un tempo meraviglioso che c'era a Roma, una giornata di sole, quindi la piazza. In piazza c'erano molte persone, non dico masse, però c'erano molte persone, molte tovaglie, come era stato detto, messe per terra, su cui poi verso l'una le persone hanno mangiato, molte attività varie, c'era lo stand, l'angolo, diciamo, di Nonna Roma, che era quello dove chi voleva poteva portare dei cibi, delle paste, delle cose, perché l'attività di Nonna Roma da tempo è quella di sostenere le famiglie che a causa appunto delle restrizioni, del Covid e tutto, si trovano in gravi difficoltà. C'era un angolo musicale, c'era un grande pullman, un grande autobus, che era quello da cui parlavano gli interventi, che sono stati tantissimi, molto belli, di realtà locali, molto attive. C'era una performance centrale nella piazza, organizzata da gruppi che non saprei dire adesso il nome, però comunque molto bella, una performance, diciamo, teatrale. Penso che i gruppi che la organizzavano erano proprio dei gruppi teatrali, particolarmente so per certo che c'erano gli auto-organizzati per dello spettacolo, che tra l'altro avevano anche una loro iniziativa in piazza Barberini. Poi c'è stato un problema perché volevano venire in corteo in piazza del Popolo, ma la polizia li ha bloccati. Che dire altro? Il clima era molto bello, cioè non solo il clima atmosferico, il clima proprio delle persone era molto bello, c'era molta voglia e molta contentezza di ritrovarsi, di rivedersi, anche un po' distanti, un po' tanto, insomma, distanziati, però il clima era veramente molto bello. E molta solidarietà, molta voglia di fare, molta voglia di andare avanti e di non fermarsi a questo, molta voglia di unità, di stare tutti insieme, di muoversi tutti insieme. A mezzogiorno è partito questo mail bombing o Twitter io personalmente ho partecipato al main bombing, quindi abbiamo mandato, sono partite, diciamo, centinaia di lettere per indirizzate al Presidente del Consiglio, appunto sulle questioni che la società della cura richiede, che riguardano ovviamente riguardano il lavoro, riguardano il reddito per tutti, riguardano l'ambiente e riguardano anche gli investimenti e le assunzioni, cioè riguardano delle pilastri fondamentali per operare un cambiamento che è quello che pensiamo tutti quanti che sia, che serva per rispondere a questa situazione straordinaria, a questa pandemia, a questa situazione anche molto drammatica che viviamo e che sappiamo che proviene però e provoca delle gravi dei gravi colpi, dei gravi attacchi alla condizione sociale delle persone, non solo sociale certamente, ma molto alla condizione sociale, creando di disparità, distinzioni
operando discriminazioni tra settori e settori, tra chi è titolare di diritti e chi non lo è. Ecco, questa situazione è una situazione a cui questa giornata di oggi, e non solo a Roma ovviamente, a Roma si sentiva molto forte, a cui questa giornata di oggi intende rispondere, cominciare a rispondere, perché penso che l'iniziativa di oggi sia soltanto un inizio di un processo che va man mano arricchito, rafforzato e comunque sicuramente che deve restare in moto. Alla fine vorrei dire, non so se c'è tempo ancora, però comunque vorrei assolutamente fare un ringraziamento non solo a chi ovviamente ha partecipato, a tutte le persone, ai tanti giovani, alle ragazze, ai ragazzi che hanno partecipato in vari modi a questa giornata, ma voglio fare un grande ringraziamento a chi l'ha organizzata a Roma e non solo a Roma, perché credo che sia stata sia come idea, sia come pratica e realizzazione, sia stata una cosa ottima. Quindi grazie, grazie davvero a Marco, a Raffaella, a Monica, Alberto e a tutti quelli con cui oggi, anche lontani, però con cui eravamo molto vicini. Io avrei finito, se volete chiedere qualcosa, ben volentieri. Grazie. Dunque, per quanto riguarda anche il mail bombing e il Twitter storm, direi che poi la cosa comunque può andare avanti anche nei prossimi giorni, chiaramente. Non è che rimarrà solo relativa alle 12 di questa giornata, penso. Diciamo. Ma l'indicazione che io ho visto, ecco, poi può darsi pure che non sia precisa, però l'indicazione che io ho visto era dalle 12 alle 14 di oggi. Adesso questo, diciamo, se c'è un seguito, non lo so dire. Ho visto che l'indicazione era questa. Va bene, grazie. Comunque ne potremmo fare altri, naturalmente, cioè nel tempo, certo, possiamo farne assolutamente altri, anche confortati, diciamo, dalla riuscita di questa giornata e dalla contentezza, diciamo, un po' che c'era in tutti. Grazie. Allora ti ringraziamo di questa fotografia su Roma, che è stata assolutamente importante, appunto, per cercare di far capire che questa manifestazione, appunto, era davvero fatta in varie piazze d'Italia. Grazie a ti voi. Ringraziamo. Grazie. Grazie Antonio. Allora, a questo punto io direi che possiamo passare alla seconda parte della nostra giornata con delle esperienze pratiche che appunto vogliamo cercare di proporre. Allora, intanto vedo che c'è lo striscione, appunto, che è stato messo in evidenza a Como, e per cui appunto darei la parola alla prima persona di quelle che dovrebbero presentare le esperienze, che è Patrizia Losito, che è attivista di Telefono Donna e che, se non mi sbaglio, dovrebbe essere anche lei sulla diga foranea. Mi sente, se il collegamento c'è, possiamo vedere di fare questo intervento. Sto chiamando Antonio, magari passa. Okay. La sto allora, chiamando, magari passa. Direi. Certo. Siamo. Allora, a questo punto. Ciao. Ci siamo, ci sono Antonio. Oh, okay, Nicoletta, okay, di chiudere. Allora, prego.
Allora, buonasera a tutte e a tutti. Io farò un intervento molto breve, però mi sembrava importante mettere una piccola tessera in questo puzzle. Allora, io faccio parte di questa associazione, di un centro antiviolenza a Como che c'è dal 91. Noi vediamo circa 300 donne all'anno che subiscono violenza e quindi con loro costruiamo un percorso di uscita appunto dalla violenza. Offriamo, oltre a consulenza, offriamo anche una consulenza legale, un'assistenza psicologica e poi appunto costruiamo insieme un percorso di uscita. Allora, la cosa importante che volevo dire ora è che l'uscita dalla violenza passa anche attraverso un'autonomia economica. E questo è un dato importantissimo perché sul territorio comasco ancora non c'è un progetto di intervento per un lavoro, per una casa, ma anche proprio di un reddito per cominciare. E quindi diventa difficile, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, il riuscire a costruire un'autonomia con le donne che si rivolgono a noi. C'è anche una casa rifugio, abbiamo anche una casa rifugio che accoglie le donne in situazioni di pericolo. Però direi che la cosa importante in questo momento è proprio quella di riuscire ad avere un'autonomia economica e una casa e un lavoro. Allora, un'altra cosa che mi sembrava importante dire, noi abbiamo rapporti con i servizi, abbiamo rapporti per forza di cose e purtroppo in questa situazione tutta la parte del welfare è appaltata sostanzialmente a cooperative e non è gestita in prima persona dall'ente pubblico. Questo comporta il fatto che gli operatori che lavorano in questo settore siano ricattati e siano soprattutto ricattabili e siano soprattutto precari. E quindi un lavoro precario non consente un servizio buono e di qualità per le donne. Questo è quello che volevo dire. Direi che interrompo qui il mio intervento perché il fulcro di quello che volevo dire sta proprio in questo fatto. Il territorio dovrebbe attivarsi per un progetto di inserimento lavorativo e abitativo per le donne che sono costrette ad uscire dalla loro casa e dalla loro famiglia. Non era proprio ciò che volevo dire tutto, ma va bene così. Ok, ti ringrazio allora Patrizia per questa, appunto per questa, per aver ricordato questa esperienza fondamentale anche qui sul territorio. A questo punto do la parola a Raffaele Faggiano. Prego, soliti 8 minuti. Ciao a tutti e grazie per darmi la possibilità di intervenire a questo evento. La nostra associazione dal 23 febbraio è impegnata affinché questo disastro si concluda in tempi rapidi. Abbiamo attivato liste WhatsApp locali e di autoaiuto, piuttosto che provinciali, sia per informare sulla materia, sia per aiutare chi si trova in difficoltà. Il negazionismo non è mai stato nel nostro pensiero, come pure il dire rimaniamo sul divano e aspettiamo che finisca. Perché alla fine non sta andando tutto bene e chi ha sottovalutato costantemente il fenomeno mi auguro che un giorno paghi per i suoi errori. Troppi innocenti sono già morti. Da febbraio abbiamo acceso da subito collaborazione con alcune di quelle realtà sensibili nel comprendere lo stato di emergenza e di sofferenze dei cittadini, la cittadinanza attiva, creando assieme anche petizione come per il diritto alla coltivazione, per un sostentamento continuativo nel periodo di lockdown, piuttosto che quella per un reddito per tutti, chiedendo una tassazione minima delle multinazionali. Azione che ci avrebbe permesso qualsiasi manovra senza problemi, mettendo in sicurezza tutti. Ma no, si punta sempre a fare nuovi debiti, a scapito delle prossime generazioni. Il nostro portale altracomo.it, come la sua app, sono da febbraio il nostro megafono per sollecitare tutti a lavorare affinché in tempi brevi si sconfigga questa piaga.
Difatti a marzo abbiamo organizzato il primo incontro online sul tema dal titolo Azioni Covid, con lo scopo di mettere in rete reti come quella dell'acqua pubblica assieme a medici ed esperti sul tema, piuttosto che chiamare chi a Milano stava già interagendo in rete con altri gruppi e centri sociali per alleviare le sofferenze dei cittadini. A Como purtroppo una rete per il coordinamento di questi volontari non c'è ancora, sebbene la chiediamo dal primo giorno a tutti i referenti delle diverse organizzazioni. Personalmente già 15 anni fa avevo visto che le sicurezze in pandemia per i lavoratori erano veramente scarse. Da allora non sono state inserite le ormai famose mascherine FFP2 obbligatorie per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori. E come vedete, nemmeno una linea di produzione ad oggi è stata creata dallo Stato per garantire maggiore sicurezza nei servizi pubblici sanitari. L'ennesimo errore politico? Francamente penso che in Italia dovremmo chiedere le dimissioni di tutti. Perché non abbiamo agito e perché come abbiamo agito e votato fino ad oggi non ci dà la minima sicurezza, ancor meno certezze di sopravvivere. Le FFP2 acquistate al primo lockdown dalla Cina dai nostri enti pubblici sanitari oggi non dovrebbero essere più distribuite nei reparti degli ospedali dedicati agli infettivi. Perché? In quanto oggi la Cina vende delle mascherine certamente più sicure e che hanno certificazioni europee che raggiungono il 94% di sicurezza, tipo la CE 2163. Sicurezza per dipendenti, ma anche per gli utenti. Pare a questo punto che gli scandali di marzo non siano stati approfonditi quanto si doveva. Mi piacerebbe vedere le analisi compiute ad aprile da linea su certe mascherine ora in distribuzione. Giusto per una trasparenza che quotidianamente in questo paese chiediamo a gran voce, o come si dice, fidarsi è bene. Concludo quindi questo mio piccolo intervento ricordando a tutti il nostro IBAN, che lo trovate sul sito di noerus.it. Contribuite alla nostra raccolta fondi per le mascherine certificate FFP2 da distribuire a chi opera in prima linea. Occorre comunque il pericolo del contagio e con gravi problemi sanitari di diffusione nella comunità. Per la prevenzione è la prima arma per cancellare questo male. Grazie a tutti e passo la parola. Grazie Raffaele per questa cosa, soprattutto relativa alle mascherine, che non è una cosa da poco, direi. Allora, do la parola adesso a Maria Teresa Aglietti, insegnante, per il suo intervento appunto sulle esperienze. Prego. Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, io sono un'insegnante, in questo caso non rappresento un'associazione particolare, ma diciamo che mi faccio portavoce di argomenti che come insegnanti si stanno dibattendo e su cui si sta molto riflettendo. Allora, questa l'emergenza in cui ci troviamo a vivere ha messo in luce alcuni aspetti, di alcuni si è molto parlato per quanto riguarda la scuola, di altri un po' meno. Per esempio, si è parlato molto del fatto che questa pandemia ha messo in luce le differenze sociali all'interno della scuola, differenze sociali in Italia tra scuole del nord e del sud, ma anche all'interno all'interno del nostro territorio le scuole sono molto diverse, ci sono scuole che hanno più attrezzature, che hanno spazi migliori, scuole che invece sono più in sofferenza. All'interno delle singole scuole ci sono differenze e disparità tra gli allievi, cioè chi può permettersi un computer per figlio e chi invece ha una situazione in cui magari sono in 5 o 6 con un computer solo. Quindi le situazioni sono veramente molto dispari dal punto di vista economico. E di questo si è parlato abbastanza e è evidente a tutti, cioè, mi sembra che sia inutile soffermarmi su questo perché è un po' sotto gli occhi di tutti. Però vorrei dire che però sicuramente la scuola in questa fase ha bisogno di fondi, perché la scuola è importante, però non bastano i fondi, ha bisogno di fondi spesi sulle cose giuste e non sempre questo avviene, ma di nuovo non bastano i fondi, la scuola ha bisogno di persone, ha bisogno di energie, ha bisogno di vitalità, ha bisogno di persone che mettano tempo, energia e passione in quello che fanno. Ce ne sono tante per fortuna, ma non sono abbastanza, ce ne vogliono di più. Io però volevo sottolineare alcuni altri aspetti. Uno è quello della centralità della scuola. È stato detto che la scuola non produce PIL, e è verissimo, però questo non vuol dire che la scuola non sia fondamentale e centrale nelle nostre esistenze. La scuola, secondo me, era la cosa da salvaguardare di più,
È vero che non produce PIL, ma forse si poteva investire maggiormente invece che pensare a chiudere le scuole immediatamente come è stata fatta nella prima fase e parzialmente adesso, si poteva pensare a investire per metterle in sicurezza e per permettere alle scuole di restare aperte in modo sicuro. Questo non è stato fatto. Io ritengo che la scuola, io non solo io ovviamente, che la scuola sia centrale per molti motivi. Uno è quello che la scuola è un luogo di relazioni, è un luogo privilegiato di relazioni, relazioni dei ragazzi e ragazze, bambini e bambine tra loro, di relazioni tra loro e gli adulti, di relazione degli adulti tra loro, perché nella scuola sono tanti soggetti adulti che si trovano a dover collaborare, relazione tra la scuola e il mondo esterno alla scuola. Quindi è un posto centrale da questo punto di vista. E le relazioni però si impara a gestirle, le relazioni spesso sono faticose, le relazioni richiedono cura, però vediamo tutti quanto queste relazioni poi quando non possono esserci per qualche motivo ci mancano e abbiamo visto tutti quanto queste relazioni, anche se faticose, sono mancate ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze nel primo periodo del lockdown e manchino adesso che a scuola non può andare. La scuola è il luogo dove si formano le persone, dove si acquisiscono delle abilità e delle competenze, ma si forma anche una capacità si forma anche un'autonomia, una capacità di pensiero, una capacità di scelta, una capacità di giudizio. Quindi è un ruolo la scuola ha un ruolo fondamentale da questo punto di vista. È anche un ruolo dove si trasmette una cultura e forse sarebbe il caso, ma non è in questo il luogo, di interrogarci su quale cultura vogliamo che nella scuola si diffonda, su cosa può voler dire a scuola diffondere una cultura della cura, una cultura anche in senso ecologico dei rapporti tra le persone. Un altro aspetto che io vorrei mettere in luce è quello del fatto che gli individui sono fatti in modo inscindibile di diverse componenti, sono fatti di una corporeità, sono fatti di un pensiero, sono fatti di un'affettività. Le donne hanno detto molto su questo aspetto e continuano a dire molto su questo aspetto. Purtroppo la scuola, nella maggior parte dei casi, si occupa soprattutto dell'aspetto del pensiero, molto spesso dimentica la corporeità, dimentica che a scuola ci sono persone con corpi maschili e femminili, con corpi che tra loro sono differenti, che hanno differenti potenzialità, differenti esigenze, che chiedono cose diverse e hanno bisogno di spazi e di tempi diversi che quasi mai la scuola è in grado di dare. Si parla molto di scuola inclusiva, ma bisognerebbe chiedersi se la scuola è davvero inclusiva, al di là del dirlo, e cosa voglia dire una scuola inclusiva. Mi tornano in mente parole di Lidia Menapace, che per me è tuttora una grande maestra, che ci ha spesso ricordato come la scuola si è strutturata sul modello della caserma, con degli spazi e dei tempi rigidi, uguali per tutti, imposti senza possibilità di flessibilità. Ecco, forse da tutto questo periodo possiamo imparare che i corpi che stanno a scuola hanno bisogno di altri tempi, di altri spazi, di spazi che siano a misura umana e che non siano imposti dall'esterno in modo rigido. Anche perché ricordiamoci che se noi non stiamo bene, se i nostri corpi non stanno bene, se non stiamo bene con noi stessi e con gli altri, non riusciamo neanche ad apprendere nulla. Quindi, proprio se la scuola vuole essere un luogo in cui anche si apprende, deve essere un luogo in cui si sta bene e in cui si ha cura dell'intera persona. Allo stesso modo, la scuola deve riuscire a dare spazio a tutte le forme di intelligenza, non soltanto al pensiero logico. Non sempre la scuola riesce a farlo e in questo anche la didattica a distanza ha messo in luce molti problemi. Però di nuovo il tempo è poco, non posso approfondire tutto, sono solo degli spunti che butto. Un'ultima cosa vorrei sottolineare, le esperienze positive non mancano all'interno della scuola, anche sul nostro territorio sono tante. Quello che bisogna assolutamente cercare di fare e in questo periodo soprattutto da questo dobbiamo imparare a fare è rendere più visibili queste esperienze in modo da dare forza e valore e da permettere a queste esperienze di estendersi per trasformare tutta l'intera scuola. Purtroppo queste esperienze positive spesso sono poco viste, si tende a vedere sempre di più l'aspetto negativo. Io sono convinta che invece da qui si potrebbe partire per rendere la scuola davvero un luogo
il luogo per eccellenza delle differenze, dove le differenze possono tra loro dialogare, confrontarsi e possano avere lo spazio necessario e possano essere valorizzate. Concludo con quella che è una frase che io cito spesso quando mi trovo a lavorare con gruppi di insegnanti e che mi sembra particolarmente adeguata in questo contesto e adeguata alle nostre scuole, che è una frase di Alexander Langer che anche qui mi pare che possa fornirci molti insegnamenti. Ecco, lui dice, citando il motto delle Olimpiadi, citius più veloce, altius più alto, fortius più forte. Queste parole sono la quintessenza della nostra civiltà. Sforzatevi di essere più veloci, di arrivare più in alto, di essere più forti. Io vi propongo lentius più lentamente, profundius più in profondità, soavius più dolcemente. Con questo motto non si vince nessuna battaglia frontale, però si ha il fiato più lungo. Ecco, è di questo fiato più lungo che credo le nostre scuole abbiano bisogno. Grazie, grazie Maria Teresa anche per questa conclusione. E, a questo punto do la parola a Giulia Galera della cooperativa sociale Emile Du, che ci farà vedere anche delle slide. Ok, prego. Grazie moltissimo dell'invito, buonasera a tutte e a tutti, grazie a Maria Teresa per le bellissime parole che ci ha ricordato di Alice Langer. Io vi presento una cooperativa, la cooperativa di lavoro Emile Du, di cui sono presidente, che è anche impresa sociale. Impresa sociale in quanto noi operiamo in settori di interesse generale, riconosciuti come di interesse generale dalla legge sull'impresa sociale e anche dalla riforma del terzo settore. E ci occupiamo in particolare di tutela del territorio e del suo patrimonio, quindi operiamo in ambiti che sono strategici non solo dal punto di vista ambientale, ma anche per la costruzione di relazioni fiduciarie a livello comunitario. Ma siamo impresa sociale anche perché il nostro obiettivo non è il profitto, ma è creare opportunità lavorative per persone fragili. In modo particolare per alcuni ragazzi migranti che hanno deciso di mettere radici a Como. Scusate, non riesco ad andare avanti. Scusate un attimo, non so cosa è successo. Ah, ecco, sbagliato qui. Ecco, quindi nello specifico la nostra iniziativa ha preso le mosse non semplicemente dall'intento di integrare al lavoro persone fragili, ma più nello specifico per creare appunto un'impresa insieme ai ragazzi migranti. Quindi ci impegniamo in percorsi per sostenere queste persone, in percorsi di inclusione sociale e lavorativa, quindi non solo volti a garantirne l'autonomia economica, ma cerchiamo anche di accompagnarli in un percorso verso l'autonomia abitativa e verso l'inclusione sociale. Al contempo ci stiamo impegnando anche per stimolare un processo di cambiamento culturale, quindi cerchiamo di promuovere un modello di società inclusiva che non lasci nessuno indietro, come creando delle occasioni, degli spazi di aggregazione, ad esempio attraverso la raccolta di erbe spontanee come l'ortica o attraverso l'organizzazione di pulizie collettive, di sentieri mulattieri, ma anche attraverso l'offerta di prodotti che incorporano un valore sociale aggiunto. Nello specifico ci occupiamo di recupero di muri a secco e di sentieri, coltiviamo erbe aromatiche e fiori edibili e ci occupiamo di apicoltura. Qui vedete qualche immagine delle nostre della pulizia del sentiero Alda Merini che abbiamo ripulito insieme all'associazione Sentiero dei Sogni, e vedete anche un muro a secco che abbiamo recuperato in un terreno bonificato sempre da noi. Qui vedete qualche immagine invece dei fiori che essicchiamo e poi confezioniamo miscele di erbe e fiori come tisane, ma anche confezioni di fiori che possono essere utilizzati per
guarnire primi piatti o altre pietanze. Qui vedete invece l'immagine del nostro miele che produciamo in due apiari, che raccogliamo in due apiari, un apiario a Garzola e un secondo a Rebbio, che sono stati avviati grazie alla collaborazione con Hauser Como nell'ambito del progetto Apicoltura Solidale. Vedete anche alcuni nostri prodotti. E un'altra nostra strategia è quella di lavorare in rete, essendo noi molto piccoli e neonati, perché la nostra cooperativa è nata il 1 agosto del 2019, quindi un anno fa, e ci siamo beccati tutto il lockdown praticamente. E quindi la nostra strategia è quella di lavorare in rete con altre cooperative, tra cui la cooperativa sociale Ticva, che sta cercando di riattivare la filiera della gelsi bachicoltura a Como, con la cooperativa Zalea, la cooperativa sociale Zalea, e con la cooperativa sociale Auxilium. Insieme, proprio negli ultimi giorni, abbiamo lanciato una nuova piattaforma attraverso la quale stiamo cercando di promuovere i nostri prodotti, che sono buoni, sociali e locali, in quanto così li abbiamo denominati, in quanto tutte queste cooperative sono molto attive sia a livello locale sia nel prendersi cura del territorio che nel favorire l'inclusione di persone fragili, quindi persone che diversamente, se non incluse in questi percorsi, sarebbero a rischio di esclusione sociale. E quindi vi invito a visitare la nostra piattaforma e a conoscere, assaggiare i nostri prodotti, perché acquistandoli aiutate anche, sostenete anche dei percorsi di inclusione di persone vulnerabili. Grazie mille. Allora, grazie Giulia per questa esperienza. Adesso do la parola a Luigino Nessi, che è uno storico attivista qui per Como Senza Frontiere. Se vuole intervenire, prego. Luigino Nessi. Pronto, mi sentite? Sì, prego. Sì, ok. Ciao a tutti e grazie. Io faccio parte di Como Senza Frontiere. Sapete che è una rete di diverse associazioni che è nata dopo l'esperienza del 2016, l'arrivo in stazione di diverse persone, sottolineo persone, che provengono da altri paesi, e appunto da anni si... a Como si impegna per i diritti di queste persone. Sono anche poi un volontario, come tanti di queste persone che fanno parte di Como Senza Frontiere, e appunto vorrei segnalare veramente che non, a Como purtroppo non si è preso cura finora di tutte queste persone che arrivano da altri paesi. Uso la parola persone perché non mi piace dire migranti, se ben sapete a chi mi riferisco. Infatti, come si può sopportare San Francesco, la stazione, non so, molti di voi non hanno visto le tende sotto il crocifisso, gli altri angoli delle città, della nostra città, insomma, ora si apriranno le due dormitori, è una cosa positiva, innegabile dire questo, però è un'emergenza freddo che si trascina da anni, però i dormitori non bastano, serve anche altri spazi, servono luoghi dove queste persone potrebbero lavorare, possono avere i loro diritti, un posto dove devono le cose minime, tipo mangiare al caldo, permettete, di questo tempo, vedersi un luogo di accoglienza per vedere magari qualche film, per ritrovarsi insieme, tutte cose che questa città non ha. Ci sono molta gente che fa volontariato in questo campo, non so, dico da Como Senza Frontiere, Como Accoglie, la Caritas, il gruppo delle colazioni, quelle di Don Roberto. Però manca anche qui una gestione
della città, una gestione delle istituzioni che praticamente è molto, permettete, non è poco presente, anzi addirittura in molti casi è stata diciamo ha usato maniere forti contro i deboli. Non parlo dell'ultimo episodio dell'altro giorno, ma anche di tutti quelli precedenti. Quindi poi bisogna vedere se questa idea dei dormitori è ancora valida o non ci potrebbe veramente usare tutti gli spazi che si ha nella nostra città, mi riferisco a oltre 100 appartamenti vuoti, per appunto dare a queste persone, magari persone di 3-4 insieme, gestione di questi appartamenti, dove senz'altro sarebbe un'accoglienza migliore. Tra l'altro sapete che come una città di frontiera, quindi questo del passaggio di persone che tentano una vita migliore è necessario. Un'altra cosa che mi permetto di segnalare, io ho avuto anche esperienze comunali, tra l'altro vedo Celeste Grossi che con cui ho condiviso ha condiviso con me molto tempo a livello comunale e molte idee soprattutto. Io mi ricordo che fin da Paco Sell, che era presente con la Giunta Lucini, poi con la prossima Como, l'ultima recente, avevamo dato delle idee, tipo per esempio avevamo segnalato tra l'altro che era stata molto, sto parlando di anziani ora, un altro spazio che secondo me la città ha un po' trascurato, avevamo dato un'idea nuova di rapporto con la Cadindustria, avevamo segnato un sacco di idee per la gestione degli anziani, perché è vero, ci sono anziani come me, dico, e come magari qualcuno che vedo che ha una vita diciamo serena, è presente, ha una possibilità economica positiva, ma a Como ci sono, credetemi, specie nelle periferie, magari nelle case vecchie del centro, un mucchio di anziani soli che oltre a una situazione economica magari difficile, c'è una situazione proprio sociale, di rapporti, sono veramente soli e dimenticati, quindi occorre secondo me prendersi cura anche di loro. Avevamo lanciato l'idea del portierato sociale, tutte cose che purtroppo non sono state colte e forse spero vivamente che nel futuro, con la spinta magari della giornata di oggi, si possa veramente riflettere anche su queste situazioni di solitudine di anziani. Aggiungo solo una cosa, in questo tempo di pandemia così ha evidenziato questo dramma, specie nelle case, nelle RSA. Chiedo veramente che forse occorre pensare, cosa che fanno già in altri stati così, se veramente non occorre superare anche questa situazione, questa scelta per gli anziani. Non si potrebbe studiare altri problemi come appartamenti protetti, non lo so. Ecco, è un altro punto di riflessione che mi permetto di segnalare stasera a tutti. Grazie. Dunque, grazie. Grazie Luigino Nessi. Allora, adesso abbiamo l'ultima persona che appunto ci presenterà un'altra esperienza, che è Giacomo Scarpina. Prego. Ecco, mi senti? Prego, prego. Eccoci. Va bene. Buonasera a tutti. Vi mando un abbraccio collettivo, visto che insomma via internet si può adesso, quindi ne approfitto. E insomma vi ringrazio già adesso per la possibilità, per questa possibilità di condivisione. Quello che voglio dire io sono una serie di cose, e sono queste che
Innanzitutto ritengo molto importante che si provi e si cerchi di creare un discorso collettivo e che cerchi di toccare un po' tutte le parti della società di oggi, perché credo sia una cosa veramente fondamentale, perché per trovare un'alternativa a questo mondo bisogna insomma cercare di ripensarlo generalmente. E quindi apprezzo molto questa iniziativa e insomma questi punti che vengono toccati mi sembrano che vadano un po' veramente a toccare quello che serve per un cambiamento vero e forte. E quindi insomma ringrazio le persone che ci hanno sbattuto la testa e lavorato, perché non è facile ripensare e provare a interpretare e a creare una nuova società da tutti i suoi punti di vista. Quindi insomma ringrazio molto per questo lavoro. E passando a noi, io sono presidente di un'associazione ambientale, si chiama Terra Viva di Como, e anche noi nel nostro modo e con le nostre modalità cerchiamo di prenderci cura della società e dell'ambiente e delle persone. E lo facciamo con le nostre attività, che sono principalmente tre, per cui sono una riguardante il cibo, per cui abbiamo creato negli scorsi 2 anni un orto in cui produrre del cibo di qualità che curi le persone ma che allo stesso tempo curi la terra, perché un'agricoltura che sia capace di conoscere, comprendere come funzionano i meccanismi biologici ed ecologici e che quindi sappia coltivare in armonia con questi, è un'agricoltura che allo stesso tempo produce delle risorse di buona qualità, quindi che servono a far star bene le persone, ma che allo stesso tempo gestisce il territorio in maniera attenta ai suoi bisogni, anche ai bisogni del territorio. Allo stesso tempo, oltre che produrre il cibo, cerchiamo di mettere in contatto dei buoni produttori, quindi andando a trovare dei buoni produttori di prodotti che noi non produciamo, per mettere in contatto con le persone, quindi andiamo a cercare coloro che fanno nella nostra stessa maniera ma altri prodotti, e li andiamo a recuperare e li diamo a nostri amici simpatizzanti e persone vicine. Poi una seconda maniera in cui cerchiamo di curare la terra è sempre con l'agricoltura, facendo un campo di erbe officinali, che anche esso ovviamente negli stessi termini, con le stesse modalità, servono per curare la terra e dare anche delle buone risorse alle persone. Insieme a questa cosa abbiamo in progetto di fare dell'informazione e dell'educazione, che è una cosa fondamentale, su cui poi alla fine tornerò un attimo approfonditamente a parlare, perché è legato a questo campo di officinali. L'anno prossimo, situazione permettendo, contiamo di portare delle persone di giovane età, anche molto volentieri possibilmente, insomma a scoprire il mondo dell'agricoltura e dell'ecologia nel nostro campo. E in terza maniera cerchiamo di prenderci cura del nostro territorio e delle persone facendo informazione, facendo degli eventi culturali, degli eventi di informazione su tutti gli argomenti che poi tornano a toccare appunto la sostenibilità e l'ecologia. Siamo nati da 2 anni e da 3 anni, scusate, e insomma questo è il nostro percorso, questi sono i nostri tre fondamentali pilastri con cui cerchiamo di partecipare in maniera positiva e costruttiva alla nostra realtà. Volevo sottolineare inoltre una cosa che appunto riguardo all'informazione, che insomma questo termine, partendo da questo termine che è il prendersi cura, a me ricorda molto un po' come l'anziano che si prende cura del proprio nipote, o la signora che si prende cura delle proprie rose nell'orto, o la cura che può avere una mamma per il proprio figlio.
Queste immagini, oltre a rendere l'amore che c'è dietro il prendersi cura, secondo me sottolineano anche, insomma, una certa comprensione, consapevolezza e maturità rispetto a quello che si sta facendo. E io credo che questo punto sia fondamentale, perché comprendere e capire il mondo, sia ecologico sia sociale, per cui sia le regole dell'ecologia, del sistema ecologico, sia le regole del vivere, quindi il perché, il come si vive, sono la chiave per permetterci di trovare un'armonia tra queste due cose. E oltre, insomma, a essere importanti per chi si impegna, per chi vuole provare a cambiare le cose, quindi conoscerle e cercare di trovare delle soluzioni intelligenti, secondo me è anche molto importante per chi non si interessa o per chi non si avvicina a questo argomento, perché oltre ad aver bisogno di buone idee, abbiamo, insomma, anche bisogno che le persone che non partecipino si avvicinino. Quindi, insomma, credo che l'informazione abbia queste due facce, la comprensione, quindi lo studio, la conoscenza, abbia queste due facce molto importanti per la riuscita e per, insomma, un percorso camminabile, ecco. E insomma, credo che si debba assolutamente fare. E ringrazio molto di questa possibilità e do un secondo abbraccio a tutti. E vi auguro un buon lavoro su tutti, insomma, i vostri progetti, i nostri progetti. Ecco. Vi saluto. Grazie, ancora 30... Giacomo. Sì, prego, prego. Sì. No, vabbè, ho visto, ma non cambia niente, no? Cioè, io sono a posto così, mi sento. Va okay. Bene. Ok, va bene, grazie a voi. Grazie Giacomo per questa esperienza. A questo punto io direi che possiamo andare a dare un'occhiata a quello che succede ancora sulla diga, per vedere anche la scena al buio. Prego, sì, dalla diga. Grazie Antonio, ciao a tutti. Qua fa abbastanza freddo, ma devo dire che lo scenario della scritta luminosa è piuttosto suggestivo. Adesso provo a inquadrarlo, vediamo se si riesce a rendere adeguatamente. Si vede? Ho sentito. Abbastanza. Si vede? Bravissimi. Sì, benissimo, si vede benissimo. Si vede bene anche, direi, da parte delle persone che passeggiano qui o che corrono, che si fermano incuriosite a guardare, e speriamo che si ricordino la Società della Cura, che, sperando che nei prossimi giorni assurga gli onori della vita politica nazionale. speriamo davvero. Allora, a questo punto, per concludere, ho visto che è entrato anche Marco Schiaffino di Milano, in modo tale che concludiamo, dopo aver sentito la Piazza di Roma, sentire quello che è accaduto a Milano per concludere questa nostra iniziativa. Prego Marco. Ciao a tutte e tutti, intanto grazie per l'invito. Io sto rimbalzando digitalmente fra varie piazze, nel senso che stavo a Milano, poi sono entrato in quella di Roma, adesso sono lì a Como, però è fantastica sta cosa, siamo un po' il teletrasporto di Star Trek. Allora, a Milano noi abbiamo deciso di fare un'iniziativa solo online, perché vabbè, immagino che voi mi capiate meglio che a Roma, perché l'ho dovuta spiegare. Si sente un po' più pesantemente qui il lockdown, nel senso che noi siamo in una zona rosso scuro nel ragionamento collettivo all'interno della Società della Cura si è detto è inutile andare a fare un presidio sul territorio in una città che è vuota, perché Milano, il paradosso è che gli unici elementi di vita, cioè sono
nei quartieri. Se io scendo nel mio quartiere c'è vita, però io sto ad Ergano, cioè zona Bovisa per capirci, di solito quando si fa un presidio lo si fa in Piazza della Scala, in Piazza Duomo, ecco lì è il deserto. Quindi abbiamo detto no, favoriamo la partecipazione e organizziamo una cosa online. Devo dire che come numeri è andata bene, perché più o meno c'è stato un centinaio di persone che hanno girato dentro l'assemblea di Zoom, altrettanto più o meno sulle dirette Facebook. Noi abbiamo fatto una diretta Facebook su 13 pagine contemporaneamente, non vi dico l'organizzazione dietro che c'è stata, anche perché l'abbiamo fatta in 3 giorni, quindi non è stato facilissimo. E io vorrei condividere bene o male questa sensazione terribilmente positiva che si ha nel sentire parlare le persone. Noi oggi abbiamo avuto 4 interventi all'Assemblea di Milano, c'è stato Vittorio Agnoletto che ha parlato di sanità, c'è stato Andrea Fumagalli che è professore universitario all'Università di Pavia sul tema reddito e lavoro. Ma devo dire che quello che mi ha colpito è stato l'intervento di Maddalena, che è di priorità alla scuola, perché fra l'altro, se avete l'occasione, andatevelo a guardare, perché sulla pagina di Attac Milano, ma anche sulla pagina di Medicina Democratica, dell'Unione degli Studenti, insomma tutte quelle che hanno fatto lo streaming, sono tante, trovate la registrazione. Credo che lei abbia fatto un intervento nel quale ha unito i puntini, cioè ha dato proprio l'idea di che cosa sia il percorso di convergenza della società della cura, perché ha messo insieme tutto, cioè ha fatto capire come ci sia un livello di intersezionalità nelle vertenze, nella richiesta di una società diversa, che ci obbliga a allargare gli orizzonti mentali, di relazione, politici, qualsiasi cosa, abbandonare un po' quella roba del sì, ma il mio è la priorità, e capire che siamo interdipendenti. Ecco, l'intervento di Maddalena io devo dire che è stato strepitoso da quel punto di vista. Infatti in chat sono partite una serie di complimenti che non finivano più, c'era la mia compagna qua dietro che continuava a scrivere di tutto, anche perché ormai siamo abituati a sta dimensione digitale. Ho visto che voi siete riusciti a fare qualcosa che somiglia a una presenza in piazza, e complimenti, perché qua non ce l'abbiamo fatta, ma anche perché siamo a un livello di esaurimento, secondo me, in questo periodo, che tutti quanti condividiamo. E che dire, andiamo avanti. Io spero che questo processo di convergenza acquisti gambe e prosegua. Io ci butterò, noi ci butteremo le energie che restano come attacco, come realtà che ci sono. In realtà a Milano ci sono, come potete immaginare, tanti percorsi convergenti su questa cosa. Il 4 di novembre abbiamo fatto un presidio in Piazza della Scala con molti centri sociali, ZAM, Lambretta, Macao, Remake, Fornace, dirò, insomma, l'universo mondo, tutte cose che secondo me si incontrano, perché poi il territorio è il territorio, e come non è molto diversa, io fino a 2 anni fa vivevo a Saronno, quindi un po' in mezzo, credo che sia partito qualcosa di bello. Andiamo avanti. Un abbraccio a tutte e tutti e torno a Milano, che devo vedere che diavolo succede, perché oggi rimbalzo come una pena ping pong. Ciao! Grazie Marco. A questo punto abbiamo, diciamo, concluso l'iniziativa. Darei ancora la parola a Nicoletta per fare una parte finale, per salutare un po' tutti e dare alle prossime iniziative che verranno fatte. Prego. Sì, grazie Antonio. Io credo che anche a Como abbiamo dato vita ad un'iniziativa che ha dato il senso della convergenza, perché abbiamo interloquito con differenti persone, uomini e donne, che sul territorio agiscono già effettivamente nelle pratiche di solidarietà e di cura. Abbiamo illustrato il percorso di questo percorso di convergenza e anche i contenuti del manifesto e del,
del volantone, che è un po' il nostro recovery plan. Mi fa piacere aver sentito che sia a Roma che a Milano le cose sono andate bene. Fra l'altro è stata una scommessa, perché quando siamo partiti dentro il lockdown nei mesi di marzo e di aprile, Antonio ne sa qualcosa perché eravamo insieme a iniziare questa esperienza, certamente non immaginavamo che nel giro di qualche mese e dentro una pandemia ben 700 organizzazioni sarebbero convergiute, se posso usare un termine un pochettino osé, in questo percorso. Ecco, mi pare di poter dire che davvero qualcosa di importante si sta muovendo, e si sta muovendo forse nella direzione giusta, lontano da qualsiasi scadenza elettorale, quindi senza l'assillo di dover mettere in campo qualcosa che abbia quella dimensione lì, benché sia importante anche quella dimensione, ma soprattutto capace di scaldare il cuore di organizzazioni, uomini e donne diverse, che provano per una volta a mettersi insieme per ragionare e per produrre pratiche concrete. Ecco, io credo che partire così è un bel partire. Ovviamente niente è scontato, dovremo costruirla tutta con la pazienza anche che presuppone un percorso del genere, perché chiede anche pazienza per aspettare i tempi di ciascuno e di ciascuna, per rispettare le differenze che pure ci attraversano, ma io credo che abbiamo fatto qualcosa di importante e credo che partire così è partire bene, e quindi il percorso di convergenza continua, la società della cura è in cammino e la cura soprattutto siamo noi, uomini e donne che non si rassegnano a tornare alla normalità di prima, perché la normalità era il problema. Quindi, come dice Monica Di Sisto, una delle persone che ha coordinato il percorso nazionale, daje, siamo in cammino e camminiamo. Se permettete, e credo anche a nome di tutte e di tutti, voglio ringraziare Antonio Muscolino per la parte tecnica, perché davvero è stata una parte complicata e lui, come al solito, l'ha svolta in maniera egregia. E poi tutti quelli che sono intervenuti e che hanno voluto condividere con noi questa esperienza. Grazie e alla prossima. Ciao ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Grazie Michele. Grazie a voi. Ciao Michele, ciao. Ciao Giulia, ciao. Grazie. Ciao Alessandra. Ciao Nico. Ciao Patrizia. Ciao Celeste. Ciao a tutti. Ciao Nico. Ciao Shivon, bravissima. Ciao a tutti. Ciao Giacomo, ciao. Grazie, ciao Maria Teresa, ciao Luigino. Vado a fare la doccia, ciao. Dai. Ciao. Tutta prossima. Dai. Ciao Alessandra. Ciao.